Sí, quindi siamo. Vale, pues empiezo presentándome un poquito, muy poco, porque vamos a tener 3 días para hablar mucho más. Sigo, vale. Yo vengo de España, de Madrid, y vengo de una. Yo soy uno de los fundadores de una organización que se llama Altequio, que es una cooperativa que trabajamos con, digamos, tenemos varias líneas de trabajo, pero una muy fuerte es todo lo que tiene que ver con la participación y con la innovación social. Claudia, when you want, you just say stop or something. Allora, cominciamo con una piccola presentazione perché avremo 3 giorni per camminare insieme di tutto quanto. Io vengo da Madrid e sono uno dei fondatori di un'organizzazione che si chiama Altequio, e cioè una cooperativa che segue più linee di lavoro e si concentra soprattutto sulla partecipazione sociale, insomma. Y con metodologías de innovación social. Metodologie di innovazione Ok, sociale. metodologia di innovazione. Sì. E quindi, español. Entonces, lo que vamos, o sea, en este fin de semana, en estos 3 días, vamos a trabajar con varias de estas metodologías que nosotros desde mi organización estamos como trabajando en lugares muy diferentes, en España, pero también alrededor de Europa y en diferentes países del mundo. Quindi in questi 3 giorni andremo a lavorare con più, scusate, in questi 3 giorni andremo ad affrontare questo lavoro in più linee che fanno parte proprio di questa organizzazione e con le quali si lavora non solo in Spagna, ma anche in vari paesi d'Europa e nel mondo. Y bueno, esta es una piccolina presentación y todo lo que a lo largo de estos 3 días, muchas de las cosas que vamos a trabajar aquí, yo digamos, las reproduzco en mi organización. Entonces, todas las dudas que tengáis, ¿esto cómo lo hacéis? O todo lo que queráis preguntarme, pues bienvenidos. Allora, in questi 3 giorni andremo appunto ad affrontare molte cose che riguardano quello che io faccio nella mia organizzazione. E se avete curiosità o domande di qualunque tipo per sapere come facciamo delle cose, tutte le domande e i dubbi sono benvenuti. Ok, quindi andiamo così a iniziare. A mí me gusta como cuando tenemos pocos días, 3 días, para hacer muchas cosas, a mí me gusta como trabajar fuerte, ¿sí? Así que el ritmo de trabajo va a ser alto, pero creo que nos lo vamos a pasar muy bien, ¿sí? Mi poder te capire, si yo parlo, quindi forse possiamo, io non so come che cosa è meglio, se facciamo. Vale. Siamo visto per il momento. Facciamo misto e poi domani forse facciamo un po' più di spagnolo e un po' di meno di italiano, sì? E il sabato parliamo tutto in spagnolo e la domenica andiamo tutti quanti a Madrid a parlare spagnolo, no? Ok, quindi l'orario, importante, sì? Abbiamo para cada día, sì? Esto lo vamos. Non bisogna, questo di qua non è necessario per adesso. Sì, no, solamente. Solamente y horario, vi potete. ¿Lo veis desde allí el horario? Vi potete guardare. Solo per capire un po' come le pause così. Oggi è stato un giorno un po' speciale perché è il primo giorno e abbiamo iniziato come alle 10 e
ma i prossimi giorni alle 9:30 inizieremo, sì? Quindi necessitamos un poco más de, necesitamos puntualidad, sì? Abbiamo bisogno come di essere così puntuale, presti, sì? E abbiamo, sì, come un break fino come le 11:30, un piccolo break di 15 minuti o così, così per bere un caffè rapido, Sì, un caffè veloce. veloce. Il pranzo, la comida, desde la 1 hasta las 3, sì? Y de las 3 a las 6 estaremos trabajando más, sì? Dalle 3 alle 6 si lavora. Ok, quindi questo è l'orario. E anche questa per. Ok, prima di iniziare, antes de empezar, sí que os quería decir que estoy muy contento siempre de empezar un curso así, porque para mí y para nosotros, para mi organización, todo el campo de la participación, la facilitación, estos mundos son muy importantes porque nos preparan para el nuevo mundo que está a punto de llegar o que está ya aquí, ¿sí? Igual, ¿traduces? Prima di cominciare vorrei dire che sono molto contento di cominciare questo corso perché per me, per la mia organizzazione, tutto ciò che è facilitazione e motivazione, organizzazione, ci prepara al nuovo mondo che sta per cominciare, che sta per arrivare oppure che è già qui. En este momento nos enfrentamos a muchos como grandes problemas en el mundo, ¿sí? Y estos grandes problemas son muy complejos. Y para resolverlos, cada vez más necesitamos a más gente, a más cabezas diferentes, pensando en soluciones. ¿Sí? In questo momento, per affrontare tutti i problemi a cui ci troviamo di fronte, e per risolverli, abbiamo bisogno di sempre più gente, sempre più menti che collaborano, per trovare delle nuove soluzioni. Y cada vez más necesitamos a gente como vosotros, como vosotras, con capacidades, con conocimientos, con habilidades, para poder como trabajar con la gente, con toda esta gente, ¿sí? Porque no es fácil trabajar con mucha gente, pero sí es muy divertido, ¿sí? Allora, abbiamo bisogno appunto di gente piena di capacità, potenzialità e conoscenze. E appunto per lavorare insieme non è facile lavorare con tanta gente, ma anche se sarà difficile, comunque ci divertiremo. Ok, quindi per adesso parlare un po' in italiano. Ok, quindi quando iniziamo a pensare in questo di i gruppi della partecipazione, sì? Abbiamo come quattro grandi come spazi concettuali, sì? Che in ogni spazio lavoriamo un po' diverso, di una maniera un po' diversa. Sì? C'è un primo spazio che è questo della governanza, che è tutto questo spazio che hanno i gruppi o anche i quartieri, l'organizzazione, dove fanno le de decisioni, dove fanno le riunioni, sì? Tutte queste cose, tutto questo spazio dove si organizzano, sì? La gente. È un spazio come. Ok, tutti quanti spazi sono molto importanti, ma questo per me è così molto importante anche perché in questo nuovo mondo una delle prime cose che abbiamo bisogno di cambiare è
la maniera, il modo di prendere le decisioni, sì? Abbiamo come una come costumbre, come dice? Un'abitudine di prendere le decisioni di una maniera, ma adesso abbiamo bisogno di, come di cambiare queste modo, sì? Quindi oggi lavoreremo in questo spazio della governance, sì? E anche possiamo parlare come tantissimo di questo spazio, ma io penso che oggi faremo un bel lavoro, e se voi volete di più io posso anche dirvi dove potete come cercare più informazione, sì? Ok, c'è un altro spazio, sì? Che è anche molto importante, che si chiama spazio emozionale, sì? Che tutto questo è dove la gente lavora con le emozioni, sì? Dove ci sta tutto questo di i conflitti, sì? E perché diciamo che sono come due spazi diversi? Perché bisogna di metodologie specifiche per qua, per questo, e anche perché non siamo molto abituati a lavorare qua. Ci sono della gente che pensa che questo è come fare della terapia, sì? E sono come, io non voglio fare terapia nella mia organizzazione, sì? Ma questo non è terapia, anche quando tu lavori con i conflitti e le emozioni, tu ti sviluppi per dentro, sì? Quindi tu sei più, così più grande dopo, ma non è che facciamo come una terapia, è perché molte volte per fare una buona decisione abbiamo bisogno di pulire questo, sì? Quando abbiamo come molti, non so, rabbia o cose così che ci prendono forte, è difficile fare le decisioni, e anche le decisioni così per consenso orizzontale, perché blocchiamo il processo, sì? Si capisce? Ok, quindi, ma questo non lavoreremo molto in questo spazio, perché c'è un altro laboratorio, e questo che lavora la deep democracy, la democrazia profonda, che ci sono delle chiavi per lavorare qua, sì? Un altro spazio è questo di... Io non so se sta bene tradotto, inchiesta, si capisce inchiesta, che è come indagación, tu sabes come si traduce indagación? Indagazione, sì, è come una ricerca, sì? È come, sì, è questo spazio che quando abbiamo bisogno di la creatività, dei gruppi, della intelligenza collettiva, ma non è che abbiamo bisogno di fare una decisione, è più come di aprire la creatività del gruppo, sì? Per avere come molte idee, sì? Questo spazio lo chiamiamo inchiesta, sì? O in inglese si chiama inquiry. E questo spazio lavoreremo domani e anche il sabato con la metodologia che... Sì? E c'è un altro spazio che noi li chiamiamo di coesione, sì? Che questo è pure molto importante, perché questo spazio, questa metodologia, questo modo di coesionare il gruppo, sì? Di fare il gruppo come una più, come una, sì, più forte, più comunità o così, sì? Coeso. E, come? Coeso, sì, come più coeso. Quindi, se noi vogliamo
e lavorare con una città in una forma come partecipata, in un processo, o con un quartiere, con un gruppo, sì? Questi, o con la nostra associazione, e, questa è una prima chiave, che ci sono questi quattro spazi, e è importante come avere tutti quanti spazi, sì? E anche a volte come separados d'una divisi, sì? Perché quando lavoriamo con questo non è molto buono prendere le decisioni, sì? Perché, perché siamo in un altro livello, sì? E a volte, quindi in un giorno possiamo fare un po' di questo, un po' di questo, un po' di questo, un po' di questo, sì? Ma ci sono delle volte che, per esempio, se lavoriamo con un conflitto, come per trasformare i conflitti tra due, tre persone, un gruppo, e in questo momento è chiaro che non facciamo decisione, eh? Quindi limpiamo, lavoriamo nello campo emozionale e poi siamo più pronti per fare come le decisioni, sì? Ok. Quindi in questi tre giorni lavoreremo con questo spazio e anche un po' con questo spazio, sì? A me mi piace tantissimo come fare questa coesione, quindi lavoreremo anche un po' con questo. Ok, e poi semplicemente molto veloce l'agenda di tutto il fine di tutto di tre giorni, giovedì governance, sì, venerdì inizieremo la mattina con Proaction Café, sì, che è una mezcla, come si dice, una mezcla? Una mix e tra due altre metodologie, ma domani parleremo di più, e il venerdì sera inizieremo con questo feature scenari di futuro, sì? Scenari di futuro, che questa è un po' complessa come metodologia, ma a me mi piace tantissimo, è super buona. Siamo stati, noi l'abbiamo fatto tantissime volte, adesso 15 giorni fa siamo stati in Brussels facendola e è stata così bellissima. Quindi io andiamo a farla qua perché è più complessa e io vorrei come di avere la vostra testa così infocata. Quindi iniziamo con una cosa un po' non tan complessa. Ok, sì, si capisce? Ok, quindi abbiamo l'agenda di tutti i tre giorni e abbiamo l'agenda di oggi, l'ordine del giorno. Perché lavoriamo con questo? Perché per fare la riunione questo, avere un'agenda clara e visibile per tutta la gente è una cosa così super importante, sì? Quindi oggi oggi noi siamo qua adesso nella intro, sì? E poi lavoreremo un po', inizieremo con questo del campo della decisione, sì? Prima questo è lo che chiamiamo livello, che sono come iniziare a capire le diverse tipi di decisione e come facciamo nei nostri gruppi e nella nostra organizzazione con questo, come si organizzano le decisioni e anche come si fa come un organigramma. E poi dopo continueremo lavorando con il processo, sì? Perché quando facciamo una decisione non è che, ok, decidiamo sì o no, no. C'è un processo, così, e per fare come una cosa resiliente, che chiamiamo, come un buon processo, si vuole, come ci vuole, di un buon disegno.
e anche lavoreremo un po' con fattori, domini, con concetti diversi di tutto questo di campo di lea decisionale. Sì? Poi il pranzo e poi inizieremo con questo di come fare i proposti, i proposte, sì? Che questo è come una cosa molto importante per la decisione. E a volte è molto difficile avere una decisione perché non sappiamo come fare una proposta, sì? E non abbiamo la buona proposta o sì, no, non c'è chiarezza con tutto questo. Quindi questo per fare come esito, per avere esito. Successo. 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 O esito. Ok? È molto importante. E alla fine lavoreremo un po' con questo del consenso. Sì? Che è perché questo è un metodo decisionale nell'ambito partecipativo che è come molto conosciuto, ma... è conosciuto il nome, ma la gente non sa come fare con questo di, ok, il consenso, no? Io la prima volta che sono stato, io anche partecipo in movimenti sociali in Madrid, in associazioni, organizzazioni, e la prima volta che io sono stato in un gruppo, no? Come 15 anni fa, mi hanno detto, ok, qua le decisioni si prendono per consenso. Io ho detto, ah, bellissimo, mi piace tantissimo il consenso. Ma sai, io mai ho fatto il consenso. Nella mia famiglia non si fa consenso, nella scuola neanche si fa consenso, nella università neanche. Quindi, ok, quando io sono stato all'università, ho iniziato come a capire che cosa è questo del consenso, ma non è che ci hanno come insegnato come si fa, sì? Quindi oggi lavoreremo, sì? Ok, io penso, basta, ok. Quindi questo è come la presentazione, sì? E adesso andiamo a fare un spazio per voi per la presentazione, sì? Ma lavoreremo con una piccola tecnica che è anche per fare come coesione, sì? Quindi questa tecnica che noi facciamo è molto buona come networking, come per giornate con tantissime persone, per fare una cosa così rapida, veloce, ma che la gente si può come parlare un po' e iniziare come questa connessione. Sì? E anche questa metodologia, io parlerò un po' di... come di teoria dei gruppi con questa metodologia, sì? Perché tutto questo della facilitazione, della partecipazione, si può dire sta inserito? No. Come sta messo? È inserito in una nuova forma di scienza? Come si dice? Di scienze, sì? Abbiamo prima la scienza che abbiamo prima. Ok, questo lo parlerò in spagnolo, ¿sí? Nosotros teníamos antes una ciencia, una forma de entender la vida, que era una ciencia reduccionista, ¿sí? Mecanicista, y ahora tenemos como un nuevo paradigma de la ciencia, que es compleja, que entiende la vida como algo complejo, ¿sí? Forse, you poi, sí. Ok, prima avevamo una forma di scienza che intendeva la vita come una forma riduttivista, riduzionista. Sì. Riduzionista, meccanicistica. Ora invece c'è un nuovo paradigma di scienza che intende la vita come qualcosa di più complesso. Sì. Okay. Entonces, antes se entendían la vida, se entendía con procesos de causa-efecto. ¿Sí? Tenemos una causa y a una causa podíamos
attribuirle un efecto. ¿Sí? A otra causa le atribuíamos otro efecto. ¿Sí? Una lógica causa-efecto. Prima avevamo appunto una forma, un paradigma di causa-effetto, cioè ad ogni causa corrisponde un effetto, ad un'altra causa corrisponde un altro effetto. Però ora, y la facilitación, la participación, no utiliza este enfoque, ¿sí? Sino que utiliza otro, que es que hay causas, ¿sí? Que se introducen en un sistema, el sistema se reorganiza y da una respuesta. Ok, adesso invece con la partecipazione, la facilitazione, non usiamo questo tipo di approccio, ma un altro, dove appunto le cause si introducono in un sistema che poi viene riorganizzato e alla fine dà una risposta. Esto, esta forma es como funcionan las máquinas, ¿no? Yo a una lavadora le doy al on, la enciendo, la lavadora funciona y cuando la apago deja de funcionar. ¿Sí? Causa-efecto. ¿Sí? Pero los grupos no funcionan así. En un grupo pasa algo, hoy llego yo y os digo, os cuento una broma, un chiste, y el grupo se reorganiza, hay gente que lo entiende de formas diferentes, ¿sí? Y la respuesta que el grupo da es una puede ser diferente y no siempre es predecible. Allora, questa la prima forma, quindi quella con la causa e l'effetto, funziona come una macchina. Per esempio, la lavatrice al comando dell'accensione e dello spegnimento si ha una causa ed un effetto, quindi on e off. Adesso invece non è così, perché i gruppi non funzionano in questo modo. Nei gruppi succedono cose, per esempio se io vi racconto una barzelletta, il gruppo si riorganizza, diverse persone possono capire questo scherzo, questa barzelletta in maniera differente. E quindi la risposta non è sempre prevedibile. Sì. Questo, adesso siamo in questo spazio della complessità, sì? E della imprevedibilità. Incertidumbre, come si dice? Incertezza. Incertezza, sì? Quindi, le metodologie che faremo intentano incorporare la complessità e la incertidumbre. Sì? Questo, Claudia. Sì, la metodologia quindi che affronteremo cerca di gestire l'incertezza. E come abbiamo parlato che i gruppi sono un sistema, sì? Abbiamo bisogno di lavorare con altri occhi, sì? Di questo sistema. Ok. Più o meno abbiamo, sì? Facile. Ok, quindi adesso tutti quanti andiamo su questa altra stanza, sì? Per fare una piccola come presentazione e anche per capire un po' di più di questo che abbiamo messo qua, sì? Quindi. How do you say, Melania, how do you say line? Linea. Linea. Ok, quindi abbiamo bisogno di una linea qua, di gente, e un'altra linea.
questo. Sì, solo per. Solo per capire dove stiamo. Adesso stiamo qua. Iniziamo, sì, questa parte di la decisione. Sì, dimmi. Lebro, tu ci vuoi dire qualcosa rispetto allo streaming, se ci spostiamo di qua e di là, se hai bisogno di qualche cosa tecnico che ti aiutiamo? Di non mettere la testa davanti alla camera. Non mettere la testa, è per i microfoni, va. E i microfoni non quindi magari che. Io ci ho messo un altro microfono. Però prende globale, prende panorama. Sì. Ok. Ok, quindi la gente che sta in casa si. Ok. Come si dice che nos. Come perdon para. Come scusa per la gente che sta nella casa, ma questa è la partecipazione. È così. Ok. Ok. Quindi prima di fare il break, che. Io vorrei di iniziare un po' a lavorare con la testa anche. Io vorrei chiedervi chi lavora o partecipa in qualcuna organizzazione. Che levanta la mano? Associazioni, gruppo, qualsiasi. Più o meno. Vale 5. 6, 7, sì sì. Ok. Ok. Perché adesso iniziamo in questo momento a parlare un po' del mondo decisionale, sì? E io vorrei che ognuna pense in un gruppo che sta, sì? Se c'è qualcuno che non ha nessun gruppo per pensare, si può mettere con un altro e parlare, elaborare con. Sì? Capisco? Sì, capito? Ok. Ok. Quindi per dimmi. Puoi ripetere? Non hanno capito. Ah, ok. Solamente che la gente che ha un gruppo, sì, che lavora in un gruppo, che partecipa in un'associazione, in qualsiasi gruppo, questo esercizio che faremo adesso, vi chiedo che pensate in questo gruppo. No. Lo dico in castellano. Vale, que la gente que tiene un grupo, que tiene una organización, que piense en esta organización para hacer el ejercicio que vamos a hacer ahora. ¿Es claro? ¿Lo spiego? Sí. Dai. Ok, allora, chi lavora in un gruppo, in un'associazione, nell'esercizio che faremo adesso, dovrà pensare in questo gruppo, questa organizzazione in cui lavora. Sì. Dovrà fare l'esercizio pensando al proprio gruppo di appartenenza. Sì, dal punto di vista del proprio gruppo. Sì, lavora o partecipa o qualcosa, sì? Ok. E se c'è qualcuno che non ha gruppo, si mette con un altro che si lo ha, sì? Ok. Ok, quindi adesso cambiamo la testa per il mondo decisionale, sì? E per iniziare a mettere la testa in le decisioni, io vorrei che ognuna nella sua qua che scriva questo, sì? Che e questo è come una tabella. E questo è per iniziare a sistemare un po' il mondo decisionale, sì? Elenco? Sta ben detto elenco, che è come una lista, ok. Quindi la prima cosa. Non so che è successo, ma. Sì, è meglio così. Piccola, scusami. Ah, guarda, che è che sia. No, non fa niente. Io penso che sta.
Ah, adesso se ha... Non sappiamo... Sì, scusa, no, no, non fa niente. Oh, scusa. Quindi, io... Questo quando parliamo della complessità e la incertidumbre, incertezza, questo è la incertezza. Abbiamo una bellissima... e adesso non ce l'abbiamo. Ok, quindi ognuna fa questa tabella. La prima è pensare, la prima come columna, e elenco di decisioni, quindi chi sono le decisioni che avete nella vostra organizzazione. Per esempio, non so, una decisione di... relacionata con l'spazio di lavoro, non lo so, un'altra con le attività che facciamo con i bambini, sì? tutte le cose che avete decisione, che avere una decisione nella vostra organizzazione, sì? E lo potete come scrivere, sì? Per esempio, è la contabilità o l'economia, c'è un'altra che è... se lavoriamo con altra gente, pues, chi decide tutto questo, sì? O i progetti che facciamo, si capisci? Mm-hmm. Sì? Ok. Decisioni da prendere? Sì. Come un elenco di decisioni che avete nella vostra organizzazione, o il futuro, o che adesso qualcuno decide, sì? Per esempio, nella mia organizzazione Claudia decide le cose relazionate con l'economia, io decido le cose relazionate con i giochi per i bambini, sì, per esempio. Quindi sono come diverse decisioni. Quindi qua mettiamo le decisioni e poi qua chi prende ogni decisione nella nostra organizzazione? Una persona, due, cinque, tutti quanti? Sì? Dove si prende? Sì? Se c'è una riunione, se qualcuno nel suo posto, se abbiamo diverse tipi di riunione nella nostra organizzazione, e una riunione decidiamo questo, un'altra quest'altro, sì? E l'altra, come si prende? Sì? Il modo. Sì, è come si fa? Si vota, si dice 1, 2, 3, 4 voti? Voto, si vota, sì? O qualsiasi il modo, sì? Si capisce? Quindi abbiamo come di questo esercizio personale, o se c'è qualcuno che non c'è gruppo, si mette con un'altra e parla. No, ok, no, solamente sì. Tu ce l'hai un gruppo per pensare? Ok, tu puoi parlare con lei del suo gruppo per scrivere, sì, sai? E per capire come nel suo gruppo, chi decisioni sono, e tu puoi capire, ok, loro fanno queste decisioni e chi la prendi, sì? Si capisce? Ok. Sì? Quindi abbiamo come, non molto tempo, come 5 minuti, sì? E poi io penso che facciamo una piccola, sì, facciamo un break, sì? Quindi 5 minuti, sì, ognuno... Dimmi. Ah, sì. Cioè,
Grazie.
prende è la metodologia che si usa. Sì. Sì, come il modo, come la the way to have the decision. Yeah. Io ho messo parlando. No. No. Ma it's more like if the people like vote, if this is like the majority, if there are like if there are like three, so there are different types of majorities. There are like the majority plus one, or or three quarters, or you know, or like consultives to si c'è qualcuno che ha finito può iniziare la pausa, e se c'è qualcuno che bisogna un po' di più puoi rimanere, e poi come 15 minuti di pausa, sì.